Ciao bimbi, come state? Spero tutto bene. Allora, vi va di cucinare con me oggi? Prepariamo le farfalle. Allora, ci servono 2 uova, 100 g di spinaci lessati, 300 g di farina bianca, 200 g di ricotta, un po' di prezzemolo, sale quanto basta. Olio extravergine d'oliva quanto basta. Poi ci servirà un frullatore a immersione, una rotella per pasta, un mattarello, una spianatoia e infine poi una pentola dove poter poi cuocere le nostre farfalle. Allora, prendiamo gli spinaci lessati, li mettiamo nel contenitore, così. Prendiamo 2 uova. Le rompiamo dentro. Frulliamo insieme. Perfetto. Deve venire una bella cremina. Poi prendiamo la nostra farina. Facciamo una fontana. Ci versiamo i nostri spinaci con le uova in mezzo. Cominciamo a impastare. Dobbiamo impastare finché non è tutto bene amalgamato insieme. Ok, bimbi, adesso l'impasto è pronto. Vedete? Facciamo l'ultimo giro, così lo lisciamo bene. Facciamo una bella palla, vedete? La mettiamo in un contenitore, lo copriamo con la pellicola, così. Mettiamo in frigorifero a riposare per almeno 30 minuti. Allora, bimbi, mentre l'impasto riposa in frigorifero, noi prendiamo il prezzemolo e cominciamo a tritarlo. Questo fatevi aiutare dalla mamma, mi raccomando. Ok, bimbi, è passata mezz'oretta, la nostra pasta è stata a riposo, adesso la prendiamo. La mettiamo su una spianatoia dove abbiamo messo un po' di farina ci facciamo i muscoletti, bimbi. Forza! E cominciamo tirare la pasta. Ci vuole tanta forza qui, bimbi, tanta, tanta. Dobbiamo fare un disco di pasta abbastanza sottile, se no poi dopo non ci vengono le pieghe delle farfalline. Ok, bimbi, adesso che la pasta l'abbiamo tirata sottile, ma non troppo, con la rotella per pasta facciamo delle striscioline. Della grandezza vedete voi, come vi piacciono di più, se vi piacciono più piccole, più larghe, più strette. Qua lascio a voi la fantasia. Ok, adesso procediamo e cerchiamo di fare delle piccole striscioline di circa 3 centimetri, quindi direi, non so, 2 o 3 dita e le taglio di nuovo. Allora, adesso prendiamo la nostra ricotta, la mettiamo in una ciotola, ci aggiungiamo un po' d'olio, un cucchiaio e mezzo, e comincio ad amalgamare la ricotta con l'olio d'oliva.
aggiungo adesso alla ricotta il prezzemolo tritato. E rimescolo di nuovo. Ecco fatto, guardate bimbi. E adesso la lasciamo da parte un attimino. Ecco bimbi, adesso che le abbiamo tagliate tutte quante, basta soltanto prenderne una, guarda, vi faccio vedere, prendere uno e pizzicarla in mezzo. Guardate, eccola qui, visto? Adesso ne facciamo un'altra, guardate, è facile farle. Nel frattempo che pizzicate le farfalline, mamma vi aiuterà a mettere su una pentola con dell'acqua salata, così quando saranno pronte le buttiamo giù e le cuociamo. Ok bimbi, avete visto quante belle farfalline che abbiamo fatto? Adesso con l'aiuto di un piatto, li portate in un piatto nell'acqua che bolle. Tempo 8 minuti più o meno, poi a seconda del vostro gusto, e lasciamo cuocere. Ok bimbi, una volta che la pasta è cotta, l'abbiamo scolata, guardate qui che belle che sono, tutte verdi, poi le prendiamo, le mettiamo nella ciotola dove abbiamo la ricotta e il prezzemolo. Poi delicatamente rimescolo. Wow, che buone bimbi! E le nostre farfalle verdi sono fatte, pronte per essere mangiate. Buon appetito bimbi! Ciao, ciao, ciao! Mmm!